Oggi vi parlo di un argomento che mi sta veramente molto a cuore perché mi ha incuriosito già da diverso tempo e quindi voglio condividerlo con voi. Chi sono e come riconoscere i donatori di energia positiva? Esistono due tipi di persone, quelle tristi e negative, capaci di inondarci con le loro vibrazioni che risucchiano quasi la nostra energia vitale. Poi ci sono invece quelle persone positive, quelle felici che sprizzano energia positiva da tutti i pori e ci mettono di buon umore. Della prima categoria di persone già ne abbiamo parlato, ho fatto qualche altro video, quindi abbiamo già preso praticamente l'argomento. E quindi oggi soffermiamoci invece sulle persone, quelle belle, no? Quelle che appena le vedi ti mettono allegria e che ci donano energia positiva. Sono quasi degli angeli, possiamo quasi definirli così, e sono quelle persone capaci di essere sempre allegre, quelle che non mettono mai il broncio, che sanno essere propositive e quindi ispirare le persone. E non sono quelle che se ne fregano, che non hanno problemi, ma quelle che li sanno affrontare con positività, cogliendo ogni aspetto buono da ogni cosa, ogni situazione che si presenti. Ci sono alcune caratteristiche particolari per riconoscerle e cercare di diventare come loro. Per esempio, il loro approccio alla vita. I donatori di positività sanno meravigliarsi di fronte alle cose, cercando sempre il lato bello di ogni situazione. Ridono spesso e di gusto, non prendendo mai troppo sul serio né se stessi né le cose che gli accadono, cioè ogni occasione è buona per farsi una bella risata. Sono dunque degli inguaribili ottimisti, il loro bicchiere è sempre mezzo pieno e cercano di imparare il massimo da ogni situazione e da ogni errore. Sono persone che sanno essere gentili e rispettare gli altri, senza mai chiedere nulla in cambio. I donatori di energie positive li riconosci anche sul lavoro, amano sempre quello che fanno e cercano di migliorarsi e di imparare sempre cose nuove. Inoltre, ogni momento per loro è buono per dedicarsi a se stessi, per godere delle bellezze che gli stanno intorno e hanno capito che il lavoro non è tutto nella vita. Amano il presente e lo apprezzano, sono persone grate delle piccole cose e si circondano di persone positive come loro. Sanno perdonare ed essere grati anche per le piccole cose che possiedono o che vivono. Le loro relazioni sono basate sul rispetto reciproco e sulla fiducia, senza giudicare gli altri e le loro azioni. La cosa più bella delle persone in grado di donare energia positiva è che non mollano mai davanti all'avversità. Si rimboccano le maniche, elaborano un piano, praticamente un problem solving, no? Una strategia e la portano a termine e se non funziona ricominciano e non lasciano mai le cose incompiute. Un consiglio per iniziare il cammino verso la positività è quello di vivere il presente, il qui e ora. Non vivete nel passato, ormai sono cose che sono già accadute, che non si possono cambiare, quindi non dovete essere ossessionati né dal passato e né dal futuro che ancora deve arrivare, che potrebbe anche essere ricco di sorprese da scoprire, quindi perché pensare in negativo, come fanno certi? E poi, anche di questo argomento già ne abbiamo parlato, siate grati per ogni cosa, è un esercizio che aiuta ad affrontare con serenità ogni situazione. Cercate il lato positivo di ogni cosa, sia bella che brutta, cercate l'insegnamento negli errori compiuti e ringraziate per le piccole cose, anche quelle insignificanti. Un vaso pieno di piccole gocce è pur sempre un vaso pieno. E poi sorridete, sorridete alla vita, all'amore, ai figli, ai vostri amici, al cane per strada, ai bambini, al vicino, ai compagni di scuola.
anche quello che ci sta antipatico, perché no? Il sorriso è la migliore medicina ed è anche l'accessorio più bello che ognuno di noi può indossare ogni giorno senza che passi mai di moda. E circondiamoci allora di queste persone positive, non lasciamole da parte, anzi cerchiamo di farle nostre amiche, di tenerle preziose come dei gioiellini appunto preziosi vicino a noi. Le persone positive sono quelle che poi ci aiutano ad andare avanti, a stimolarci, a paragonarci con loro e quindi ci rendono la vita più positiva e ci fanno fare dei piccoli passi avanti. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di lasciarmi un like. Se sei curioso di scoprire altri argomenti di questo genere, allora ti invito a sfogliare la playlist. La playlist è quella Benessere e Salute e anche Lifestyle. E se non sei ancora iscritto, ti invito allora nel mio mondo. Iscriviti, attiva la campanellina, condividi i miei video sui tuoi social. In questo modo farai conoscere il mio canale anche a tutti i tuoi amici. Ti ringrazio e ti aspetto al prossimo appuntamento.